quando ti è venuto in mente 10 anni fa di mettere in campo Gocce di memoria? Sì, capisco che è un po' difficile far zittire un attimo, perché poi il caldo ci mette anche lo zampino. No, dicevo, tu mi hai fatto una domanda ben precisa. Amante della poesia, non avendo mai fatto nulla, è arrivato un momento e dice, ma perché non lo posso fare? E allora, su questo devo riconoscere che eravamo a degli eventi culturali, e diceva, vabbè, che nome posso dare a questo concorso di poesia? E tramite amici comuni che avevamo in quell'occasione, si facevano tanti nomi. Dice, Giovanni, perché non metti Gocce di memoria? Ma ho detto io, guarda, è bello come titolo, mi piace. Anche perché la stessa parola richiama un qualcosa di molto importante, perché gocce di memoria possono essere tante, il passato, ieri, qualunque cosa, bello, poco bello, insomma, che la vita purtroppo porta anche questo. E quindi chiaramente decisi in quel momento di dedicare il concorso a Gocce di memoria. Giovanni, noi ogni anno abbiamo lavorato a questa edizione, e ogni qualvolta terminava l'edizione in corso, tu già stavi pensando a quella successiva, no? Tu hai conosciuto tanti amici, hai scoperto anche un po' di talenti, sì. Hai scoperto un po' di talenti che grazie a te anche si sono avvicinati alla poesia e hanno affinato un po' la loro capacità di scrittura. Cosa possiamo prevedere in questo momento? In questo momento mi lasci dire qualcosa che non avrei mai voluto dire. Noi 10 anni fa ci eravamo prefissi di raggiungere un obiettivo, raggiungere la 10ª edizione. Oggi ci siamo, però devo anche aggiungere che il concorso Gocce di memoria termina qui il suo cammino. È importante anche che Giovanni ci dia una motivazione che io ritengo sia onestamente condivisibile e plausibile sotto molti aspetti. Ho annunciato prima che non è facile, sono non dico giorni, ma è un po' di tempo che con mia moglie su questo stiamo riflettendo. Difatti ogni anno noi dicevamo appuntamento alla prossima edizione. Non ho questo pensiero perché non ho programmato nulla per la prossima edizione. Io ovviamente non posso prevedere il futuro, però io vi dico a malincuore che questo viaggio termina oggi e non concorso Gocce di memoria non avrà l'11ª, il 12ª, il 13ª e via discorrendo. Allora io direi che è chiaro, quando si interrompe un filo conduttore che non ha portato solo Gocce di memoria ad essere un concorso di poesia, ma è stato un contenitore di idee, di relazioni, di amicizie, di scambi di opinione, quando è chiaro si interrompe un percorso del genere e lascia un po' così per chi è affezionato sia al concorso sia alle persone che vi partecipano, però è anche vero che in ogni caso bisogna un po' rispettare la decisione personale che sicuramente ha delle motivazioni che vanno poi al di là dell'aspetto puro artistico. Ovviamente
immagino che Giovanni non terminerà, non terminerà di organizzare degli eventi, le sue, i suoi pomeriggi, eccetera. Però dobbiamo anche immaginare, credetemi, avendo vissuto l'aspetto organizzativo solo in parte, quindi già quello che io ho visto è tanto, non riesco ad immaginare quello che non ho visto, che è la parte maggiore. Credetemi, organizzare un evento del genere e provare per credere, porta veramente tanto impegno, tanta fatica. E magari arriva un momento in cui magari è chiaro che bisogna dire basta. Tra le tante cose, io credo, e chiudiamo perché dobbiamo andare avanti, io credo che le situazioni vincenti, le iniziative che lasciano il segno, secondo me debbano interrompersi all'apice del successo, come fanno i grandi campioni, no? E quindi io credo che sia giusto così. C'è un detto che dice: nulla avviene per caso, quindi Gocce di Memoria ha esaurito il suo percorso, non sappiamo se si apriranno a altri percorsi, però sicuramente io credo che, e andiamo avanti, alla luce di tutto quello che è accaduto in questi 10 anni, 7 per quello che mi riguarda, da quando iniziai a condurre la quarta edizione, io credo che in ogni caso almeno un grande applauso e ringraziamento a Giovanni e Maria Grazia dobbiamo farlo.